Sono diversi anni che si è avuta una decisa svolta nel contrasto alla criminalità organizzata calabrese e da una decina d'anni a questa parte c'è una forte incisività da parte delle forze dell'ordine e della magistratura nel contrastare questa pericolosa organizzazione criminale che oggi è leader mondiale nel traffico di cocaina e nel reinvestimento dei proventi del traffico di stupefacenti. È un messaggio di ottimismo quello che arriva da Maurizio Vallone, direttore della DIA, che vive un momento importante. Anche a Reggio, infatti, arriva la mostra itinerante per celebrare i 30 anni della Direzione Investigativa Antimafia. Foto e pagine di giornali dal 91 ad oggi che attraversano la storia recente dell'Italia, dalla strage di Via D'Amelio all'operazione Platinum contro il traffico di stupefacenti tra Germania e Calabria. E ora c'è una grande battaglia per i fondi del PNRR. Ma in questo momento le grandi sfide sono quelle di impedire alla criminalità organizzata di mettere le mani sui fondi europei del Recovery Fund. Gran parte dei fondi che sono arrivati sono destinati alla sanità, al contrasto di questa terribile pandemia e sarà nostro compito impedire che anche uno solo di questi euro possa finire nelle mani della criminalità organizzata. La DIA lavora a 360 gradi, grazie anche a 1.400 agenti e 12 centri operativi, con un obiettivo sfruttando le possibilità del digitale. Investire nella cybersicurezza, garantire la sicurezza interna del paese di fronte ad attacchi esterni e contrastare quello che possono essere le nuove frontiere del riciclaggio attraverso internet.